Bella raga, io sono Davide88 versus Giovanni 2008. Oggi siamo nella Draw My Life, di nuovo speciale 40 iscritti di Giovanni. Avevamo stoppato Per sbaglio, io ho stoppato per vedere la foto di sorella di Giovanni da piccola. Ok. Quindi eravamo rimasti qui, quando è nata sorella di Giovanni. Allora, quando io ero piccolino, allora ero tanto felice, ero da solo, era bello essere figlio unico. A un certo punto, mamma sentì un dolore alla pancia. Andammo dal medico, il medico disse che mamma era incinta. Il giorno che non mi ricordo, è nata mia sorella. Io ero molto triste perché ora i miei genitori pensavano solo a lì, essendo più piccolina. Allora, questa è sorella di Giovanni. Allora io volevo che mia sorella non fosse mai nata. Come lo è sempre stato, giusto? Eh? No. Cos'è il detto? Come è sempre stato o no? No. Ora è peggio. Quando ero piccolino, a parte questi disegni di cacca, allora io quando ero piccolino, papà, siccome era stufo di trovarmi sempre tra i piedi, decise di mandarmi all'asilo. Decise. Ti avrebbe mandato direttamente. Decise perché io non volevo. Allora, il primo giorno di asilo, io ero tanto triste. Perché? Come si vede volevo stare a casa a vedere la televisione, per esempio come cartone Topolino. Oppure a vedere le Winx che si vedeva Giovanni. Ma vatti, mi fanno schifo quelle cose. Quale cose si vedeva David? Bugia! Io non so manco chi sono le Winx. Perché le nominate? Che ne so? Sì, vabbè, che ne sai. Sento chi sono le Winx, ma non le so. Va bene. Allora, poi... Like a chi ti piace Topolino. Mi piaceva Topolino e finisco. Lui mi disse. Allora, io quando ero all'età della prima elementare o seconda, non mi ricordo bene, ne feci amicizia con David e Nunzio. Mamma mia, i capelli di Nunzio sembravano quelli di Dragon Ball. E io invece, mamma mia, ero tutto spelato. Sì, spelato, certo, con tutti quei capelli. C'avevi certi capelli. Va bene. Allora, io, quando ero sempre piccolo in mezzo a questo foglio bianco a nulla, ero e volevo diventare uno youtuber. Mentre io guardavo sul mio iPad i cretini che facevano video di FIFA, di Minecraft, di Formula 1, di FIFA Street, di reaction alle persone più sceme al mondo. Lo volevo fare pure io. Allora, un giorno, il David mi propose, come si dice in grammatica? Mi propose, grazie, mia sorella, di essere uno youtuber. Io ero di essere il manager di uno youtuber. No, uno youtuber, vabbè. Allora, io ero molto contento, però ero un po' perplesso, perché... volevo la metà dei soldi che si guadagnano su YouTube, perché con i soldi io mi potevo comprare tante belle cose, la macchina, le ragazze. Quello mi serviva a me. Puoi comprarti solo la macchina. Poi le PlayStation, l'Xbox, le console, le nonne. Tanti iPad. Le nonne c'erano già la pasta al forno. Potevo comprare tante belle cose. Anche le televisioni. Oppure la figa. E ve l'ho già detto, le ragazze. Quelle costano tanto, purtroppo.
Allora, eccomi qua! Un bambino molto spensierato. E poi si può dire la parola. È matto! E poi si può dire la parolaccia, scusami. No. Ok, va bene. E va bene. Stupidotto. Eh sì, diciamo, vabbè, è stupidotto. Che prende tutti i 10 a scuola. Ah, io mi. E non in cittadinanza! E mi compro le maestre io. Con i soldi del Monopoli. Allora, le banconote del Monopoli. No, io mi compro la figa con i soldi del Monopoli sempre. Certo, ovviamente. Allora, anche se non ce la faccio ancora. Questa era la mia Drew My Life per i 40 iscritti speciale. Wow! Grazie a tutti. Però adesso scrivere un biglietto, un annuncio per voi. Vi leggo io il bigliettino. Grazie a tutti, raga, per i 40 iscritti. Ma tu però mettilo bene! È il vostro supporto. È il vostro supporto. Lui si è un po' fumato tante canne la mattina. Tutta sola, poverino. Aspetta, sì, ragazzi, che ve lo inquadro meglio. E Giovanni legge. Allora, per il vostro supporto, scusate per i disegni, ma non ci di cacca, però non ci ingozzava. Non ci ingozzava di disegnare, perché siamo pigri. Ecco. Quindi, da Davide 88 versus Giovanni 2008 è tutto. Alla prossima! Ciao!